E allora, io innanzitutto volevo ringraziare tutti quanti voi, coloro che hanno fatto anche la passeggiata, sono in tanti che vi hanno seguito, Massimo, lungo il percorso tra la via Ripa e via delle Arti, quindi sicuramente è stato un bel momento. Poi tu ci tenevi in particolar modo che appunto si desse attenzione in questi luoghi particolari del cuore della città di Eboli. Sì, ci tenevo molto e la partecipazione è stata al di là di ogni nostra aspettativa. Significa che gli ebolitani, se tu rendi vivibile la tua città, appetibile, preferiscono rimanere ad Eboli e non girare per tanti altri comuni dove ci sono anche lì altre iniziative. Credo che questo è quello che dobbiamo dare noi agli ebolitani. Poi ho visto tanta gente non di Eboli questa sera, questo mi ha fatto molto piacere, perché vuol dire che possiamo anche noi diventare un polo di attrazione. Con piccoli passi ci stiamo riuscendo grazie a tanti dell'amministrazione comunale, a tanti imprenditori privati che ci hanno supportato e sostenuto in questa scommessa che abbiamo fatto in modo particolare con Sueva e con Ennio, giocandoci anche quelle poche carte che avevamo come amministrazione comunale, quello appunto di chiedere un contributo maggiore ai tanti imprenditori del nostro territorio per finanziarci anche in questa importante iniziativa natalizia. Allora, volevo proprio per questo sentire un attimo Sueva su questo aspetto, no? Effettivamente questo è il risultato di tante forze che si sono unite per far sì che si potesse realizzare un mese di eventi, di iniziative che poi accontentano un po' i gusti di tutti. Buonasera, sì, sicuramente accontentano un po' i gusti di tutti, perché la città è composta di cittadini di ogni età, certo, di ogni estrazione, di ogni gusto, quindi noi abbiamo cercato di offrire un calendario che potesse raggiungere tutti, calendari che vedono concerti, vedono manifestazioni teatrali, rappresentazioni di altro genere, mostre. Avremo il villaggio dei bambini, dedicato appunto ai bambini nel momento in cui si chiudono le scuole. Abbiamo percorsi enogastronomici, così come avete avuto modo di vedere entrando nella Via delle Arti. Quello a cui tendo a sottolineare è che l'amministrazione ha fatto un grande sforzo, chiaramente, perché come ben si sa le nostre possibilità non sono così eccelse. E soprattutto abbiamo avuto la grande sinergia ancora una volta delle associazioni cittadine, oltre che dei privati che ci hanno dato una mano, ma il grande presente, il grande attore è la città e i cittadini tutti, ai quali io vorrei veramente dare un ringraziamento veramente sentito, perché sicuramente al di là di quello che noi stiamo cercando di offrire dovranno avere anche probabilmente qualche disagio, ma nella sperimentazione così va. Vedremo. Va che c'è il buono soprattutto e qualcosa che può anche non andare, però noi grazie anche a voi cercheremo sempre di migliorare. Vi auguriamo veramente di avere un Natale sereno e che sia appunto costruttivo anche di un tessuto sociale, non soltanto di manifestazioni culturali. Ecco, questo io mi auguro. E speriamo che sia così. Grazie all'assessore allo sviluppo economico, Maria Sueva Manzioni. Allora, a questo punto, ho visto che ci ha raggiunto anche Ennio Ginetti, che saluto, ma entriamo nel merito. Glielo do il microfono, sì, così faccio. Sì. No. Rimaniamo con noi, sperando che la Murga nel frattempo scinta per il viale, ma evidentemente vorreste rimanere con noi. Allora, io conosco, nel senso che mi sono innamorata della figura di Enzo De Caro, conoscendolo attraverso i vari personaggi, attraverso quello che ho anche studiato in parte, perché mi sono poi informata nel tempo. Però parlando con le persone, quando raccontavamo della sua presenza qui ad Eboli, no, tutti ricordano innanzitutto la smorfia. Quindi io non posso non cominciare a parlare, a colloquiare con lei non ricordando appunto quel momento. Quindi la smorfia con Lello Arena e con Massimo Troisi. Sicuramente una cosa che le è rimasta nel cuore, dico, una cosa ovvia. Certo che abbiamo un ricordo, abbiamo fatto anche un passaggio da queste parti. Ah sì? Sì, tanto tempo fa. Io però faccio una cosa, come sono nelle prime e le seconde file, lo faccio adesso, è così. Saluto tutte le persone che stanno dietro. Anche perché, meno male che non c'è nessuno che ci fa l'alcol test. Sì? Sì, a me che al sindaco. Perché abbiamo fatto una serie di inaugurazioni, e giustamente per non farlo, giusto un goccino,
devo dire che ci aiutavamo, le ultime scalette a scena abbiamo fatto con grande attenzione, quindi perché non era, quindi insomma vi saluto adesso perché non lo so se dopo ce la faccio a Maizana da voi, quindi il saluto era comunque, e quindi ha fatto la voce che sentite di, eccola qua questa signora, allora, che purtroppo mi conosco. Mi conosco, vabbè, quindi prima di parlare della smorfia mi dica un po' com'è andato questo giro nel nostro centro storico. Guarda, è stata una sorpresa, c'è una cosa che mi è piaciuta molto, è proprio, ho sentito l'affezione delle persone al luogo e mi piace molto che questo sia stato fatto specialmente non voglio usare la parola artisti, dagli artigiani, anche degli artigiani del vetro, dell'arte, del legno, della stoffa, perché un luogo che comincia con un'attenzione alla bellezza pratica sulle cose, io credo che sarà un virus contagioso, buono, speriamo, virtuoso, questo centro storico, dove le persone avranno voglia di fare casetta, come si dice, e che magari l'idea di un centro periferico, di una periferia che fa centro, in questo momento che c'è grande problema tra il centro e la periferia, sia una delle soluzioni, cioè un centro, il sindaco mi diceva che era, come l'hai chiamata sindaco, una strada a scorrimento veloce, Verdi di Salerno in zona, poi insomma fu uno degli anni dove si cercavano di riattivare dei teatri che erano cinema, oppure si usava, c'era una difficoltà dei posti e la riappropriazione degli spazi mi sembra molto importante lì per tornare al centro, perché c'è qualcosa che sarebbe andato ancora più in disuso nel tempo e che invece adesso promette soltanto di vivere con le persone e con... Allora il problema è che dovete sapere, o sindaca sta preoccupata perché gli hanno spento le luci proprio nella strada, si è indossacata, non gli pareva, invece adesso finalmente le hanno accese e lo vedo un po' più tranquillo, sì, non gli pareva vero. Non sapevo questa era cosa. Era bello uguale, però stava molto preoccupato che, vabbè, era intimo, che non andasse bene, era tutto molto bene. Quindi insomma questo ricordo e spesso leggendo delle interviste quando lei parla di Troisi, di Massimo, noi lo conosciamo ovviamente, parliamo come se fosse ancora con noi, e lei dice la stessa cosa, dice per me ci sono dei momenti in cui io vorrei raccontare un'idea che magari mi è venuta o qualcosa che in quel momento mi passa per la testa, è ancora così? Beh, quando hai familiarizzato con le persone o di famiglia o di coppia o amici con grande intimità intellettuale, di cuore, emotiva, poi diventa naturale avere uno scambio, anche se poi tecnicamente la persona fisica non c'è più. Quindi insomma è sempre il mio miglior alleato e consulente, anche perché insomma il suo giudizio era sempre molto... rigoroso, dietro la sua mitezza, perché è una persona estremamente mite, c'è una grande forza, una grande rigore che non ha mai rinnegato in tutte le cose che ha fatto, tanto per finire con questo dono che credo abbia lasciato, che è Il Postino, che è un film sulla poesia, è un film sulla poesia però non lontana dalla società, è quella poesia che può cambiare la società vivendola dall'interno, come tu vedi che io torno sempre al centro, sì, storico, perché mi è piaciuto vedere le persone che si aggiravano in quelle strade dove era così, attraversava tutte le generazioni, e mi piaceva molto vedere delle botteghe anche di grande eccellenza, dal orafe o di vetro o di altro, che comunque stanno mettendo delle radici per lasciare un testimone, una staffetta, e questa è la cosa che un po' è mancata in questo tempo, dove c'è una sola grande generazione, non soltanto nella politica ma in tante altre arte o artigianato, che si dimentica che è parte del pacchetto anche passare la mano, non soltanto pigliare, cioè speriamo di uscire da questa bulimia a tutti i livelli del prendere, ma dopo aver preso c'è anche un momento altrettanto importante del dare, del passare, del trasmettere, e quindi simbolicamente questa piccola passeggiata che,
che abbiamo fatto voleva significare anche questo. Quando parla ci trasmette, almeno a me, ma credo un po' a tutti, no? Un che di poetico, la poesia. Non mi piace definirla poliedrico, no? Non mi piace il termine poliedrico, però in effetti lei è, l'abbiamo detto prima, docente universitario di scrittura creativa, quindi in qualche modo la poesia anche in questo ha a che vedere. E sì, poi sto cercando di individuare se c'è un paio, perché abbiamo alcuni sì. ragazzi di Eboli che frequentano i nostri corsi, che sono anche molto, molto bravi, con cui, e poi creano questi gruppi di lavoro che la cosa più bella è che vanno oltre il periodo dell'università qui a Fisciano, e so già che ci sono dei gruppi, delle persone che si ritrovano anche dopo il momento scolastico, che è la cosa più importante. Beh, sicuramente. Quindi dicevo, sceneggiatore, regista, attore di teatro, attore di fiction, insomma effettivamente è versatile in questo senso, però so che la poesia ce l'ha nel cuore. Ma perché credo che la poesia comunque è un momento personale intimo, tutti le persone di cui io sono anche un po' fan hanno tutti un momento poetico. Adesso siamo andati in quella bella bottega del calzolaio, c'era il figlio soltanto, non c'era il papà, e c'aveva una bella targhetta con Totò che stava cercando di mettere a posto le scarpe. Ma anche Totò, che tutti conosciamo come il grande comico, se avesse potuto scegliere come passare alla storia, certamente avrebbe scelto di passare alla storia come poeta, perché nella poesia, nella musica, lui ritrovava la sua più grande intimità. E poi la poesia è anche non soltanto un componimento in rima, è anche un modo di affrontare le cose, delle difficoltà. Dicono che in generale il popolo napoletano è un popolo poetico, ma credo che vogliono dire soltanto che riesce ad aggiustare gli spigoli di certe disavventure e quindi in qualche modo le sa trasformare in attività quotidiane. Anche questa può essere la poesia. Questo centro storico ha qualcosa di molto poetico. E questo lo volevamo sentire da lei. A proposito di docenza, lei è arrivato al grande pubblico, no? Proprio alla massa, al grande pubblico attraverso... provaci ancora, prof. No? Ormai ha fatto 35 edizioni. Quante edizioni sono? 36, 38. Sì, sì. Marea. E quindi mi veniva da chiederle, appunto, un docente reale nella vita reale e docente nella finzione, nella fiction, insieme alla Pivetti. Il rapporto che ha con i ragazzi più giovani e meno giovani, no? Perché poi sono diversi. Una cosa sono i 14enni, 15enni, e so bene perché, e una cosa sono i ragazzi un po' più grandi. Beh, molto diverso, nelle fiction bisogna cercare di fare bene per finta, e invece qui in prima linea bisogna fare bene davvero, perché una cosa è la finzione, dove comunque devi cercare di mantenere un personaggio, puoi inventare, e qui con la fascia 20-25, 20-30, che è una fascia di età che a me piace moltissimo, io ho molta fiducia nella fascia 20-30. E con loro è molto importante, perché è una fascia in piena formazione, in piena apertura, e non per altruismo ma per egoismo, perché se veramente si allunga un po' l'età media, noi stiamo a mano a chi stecca tra un po', quindi ci conviene tirarceli su bene, il meglio possibile. Quindi credo che sia normale cercare di dare loro il più possibile degli elementi formativi, e poi ne faranno l'uso che crederanno. Un'altra cosa, poi torniamo alla parte lavorativa e poi chiudiamo, insomma, perché non voglio tediarla ancora a lungo, però sempre leggendo e sbirciando un po' le sue cose, lei è molto vicino al trascendente, ha vissuto e ha conosciuto Madre Teresa di Calcutta, ha letto, credo, dei versi del Vangelo davanti alla Sacra Sindone, e leggevo che si è profondamente emozionato, che comunque dentro di lei c'è una parte importante che rappresenta proprio questo. Io credo che noi veniamo da un tempo dove si sono divise troppo le cose, e cioè il sacro stava da una parte e il non sacro stava da un'altra parte. Io credo che è un tempo invece di cominciare un po' ad unire le cose e vivere anche l'insegnamento di questi grandi personaggi. Madre Teresa era una persona che
mentre aveva il suo momento di spiritualità, 5 minuti dopo chiedeva alle sue consorelle a che stavano coi conti della spesa. Quindi, insomma, bello carabiniere, eh? Insomma, lei aveva questa immagine di grande donna di pace, bellissima, ma bella tosta, cioè non perdeva di vista la realtà. Quindi credo che il riuscire a portare un po' di sacralità nella vita quotidiana, generalmente parlando, sia la scommessa di questo tempo, e i fatti intorno a noi ci dicono che dobbiamo fare così. E allora, invece, adesso volevo chiederle, però c'è ancora prof, probabilmente, insomma, ci sarà ancora qualche edizione, se non sbaglio io l'ho vista ultimamente, è terminata, da probabilmente poco, esatto. Ci dovrebbe essere un'altra edizione. Quali sono i progetti, insomma, dove la vediamo, De Caro? Le signore vogliono sapere dove lo vediamo. Vedi? Io ho buttato l'occhio su un locale sfitto che sta qua. No, ho visto che c'è un localino dove si potrebbe fare un laboratorio o qualcosa, ma devo vedere. Noi raccogliamo subito, Carino raccoglie subito, De Caro non ci provochi perché poi dopo qui è finita. No, davvero, vorrei... insomma, so che sta girando anche qualcosa di interessante a Milano, sapevo, però non so se si può dire. Ma qua sono veramente soprattutto come, gli piace la parola al sindaco, testimonial, che serve comunque, no? Avere un personaggio che catalizza l'attenzione, ma io questa attenzione me la vorrei proprio restituire con l'augurio che ognuno senta suo... non solo, ma anche questo centro storico, lo frequenti, gli dia vita, porti i ragazzi, i bambini, quelli più avanti, qualcuno che non ce la fa gli dà una mano, e di farlo entrare a far parte integrante del, anche quando non ci saranno più le luci, quando si spegneranno le luci dal 6 gennaio in poi, dal 7 gennaio in poi, tenere un occhio di riguardo proprio per questo posto, per questo luogo, e farlo fiorire come una cosa preziosa che, insomma, un po' sta nelle vostre mani. Ci sono dei semi bellissimi, vanno soltanto fatti crescere. Auguri a tutti di cuore, veramente. Grazie mille. Tra l'altro Ennio è proprio l'assessore al centro storico, quindi sicuramente accoglie questi consigli al meglio. Allora io non so come possiamo organizzarci, se qualcuno vuole fare una foto, ma ho terrore che non lo so. Io ringrazio innanzitutto coloro che ci hanno seguito, quindi salutiamo gli amici che ci seguono da casa con Studio TV e Telesalerno 24, quindi ci ritroverete tutta l'intervista poi nei prossimi giorni in TV. Allora, se c'è qualcuno, sì, chiudere con un ulteriore ringraziamento, perché io l'ha dimostrato ancora una volta la professionalità di Enzo, ma la semplicità, l'umiltà con il quale si è prestato anche durante il percorso con tanti che lo assalivano, l'attenzione che ha dimostrato anche ad ogni minimo particolare. Io credo che questa è la dimostrazione che quando uno è un professionista lo dimostra sempre. Lui ha dimostrato oggi di essere anche un grande uomo, perché ho visto anche una pazienza immane e un'attenzione rivolta al nostro territorio che mi ha onorato e gratificato, a noi e a voi come bolitani. Quindi dobbiamo innanzitutto ringraziarlo per la presenza, e di questo devo ringraziare anche chi ha voluto fortemente questo nuovo percorso, il salotto di città, Rosaria, che ne è stata, diciamo, l'ideatrice insieme a Maria Sueva, perché anche lì avremo altri ospiti, ed è importante perché anche questi percorsi servono a far conoscere meglio il nostro territorio. Saluto Studio TV e Telesalerno 24, tutti coloro che ci prestano la nostra attenzione per un momento particolare per la città di Eboli, che ha bisogno di essere rivitalizzata, e lo facciamo, io lo dico, ripeto, con un testimonial, ma dico con un grande attore, un grande uomo che è Enzo De Caro. Grazie. Grazie mille. Io ringrazio anche Roberto Vargiu di Davi Media, che ci ha creato questo contatto e con il quale sicuramente faremo altre cose belle insieme, tanto ormai l'abbiamo beccato e chi lo molla più, Roberto. E allora io ringrazio tutti quanti voi, mi raccomando, rimanete sempre ad Eboli, viviamo la nostra città perché è la cosa più bella che abbiamo. Ovviamente ancora insieme nelle prossime sere, il 12 ci sarà Maurizio Casagrande, il 19 Tessa Gelisio, quindi vi aspetto qui nel salotto di città, e ovviamente con tutti gli altri eventi natalizi. Grazie, buonanotte a tutti.